scafo non ha retto e affogheremo presto. Scappa tu con l'ossigeno. Muoviti! Non senza di te. Sono l'ammiraglio Yarov della Marina Militare Russa. Ho servito la madre patria per anni, ma la mia nazione sta scomparendo. L'orso si è addormentato per l'ultimo sonno e anch'io desidero lo stesso destino sulla nave che ho amato per tutta la vita. Niente da fare. No, devo farlo. Il portello può essere aperto soltanto dall'interno della nave. Questo è il mio regalo, ragazza. Segui la vita fuori da questa nave morente. Come posso ricambiare? Racconta la mia storia. Racconta come i valorosi uomini della Marina Russa hanno combattuto contro il nemico della loro stessa bandiera, sacrificandosi affinché la loro nazione potesse di nuovo essere fiera di sé. Hai la mia parola. Addio. Svelta, entra nel portello. Lo chiuderò io per te. Addio, ammiraglio. Si rese conto del potere di questo artefatto e capì che il suo posto era là dove l'uomo non avrebbe più potuto abusarne. Ma non abbastanza da distruggerla. Alcuni poteri vanno oltre l'umana comprensione. Accidenti. Amici miei, mi devo scusare. Sembra che qualcuno lassù abbia il senso dell'umorismo. Scusatemi un attimo, mi devo occupare delle candele. È una notte in preda all'inferno. E mentre i cavalieri galoppavano attraverso il mondo, i cieli ribollivano nella loro funebre veglia. Ah, i benefici di un'educazione religiosa. Questa notte mi ricorda dei giorni che passai a Conursi. La città di Winston. Sì, esatto. La servitù si era allontanata a causa dell'alluvione. Lara visse con Winston e sua moglie fino a quando la situazione non migliorò. È stata lei a contattarmi per la precisione. C'erano stati dei problemi in una delle isole, strane luci, apparizioni, insomma, quel genere di cose. Pensavo che sarei riuscito a dare una mano. Arrivai in quei luoghi in una notte infernale come questa. Buonasera, Winston. Come posso esserle di aiuto in questa notte maledetta? E così? La gente ha visto queste apparizioni in una delle isole? Si parla anche d'altro nel villaggio, Bram. Sto cercando di evitare che Lara ne venga a conoscenza. Ha ragione, una scelta saggia. Sarebbe imprudente se la sua curiosità la portasse in un luogo come quello. Ma lei ha qualche idea di cosa possa trattarsi? Francamente parlando, no. Il diavolo cerca sempre una via nuova per tormentarci. Ho parlato con padre Finnegan. Abbiamo preso una barca a nolo per la traversata. Ci muoveremo questa sera stessa. Santo cielo, padre, non dovete andarci di sera. La mia fede mi proteggerà, Winston. Faccia attenzione, ho paura che su quell'isola sarà proprio ciò che non potete vedere a causarvi più pericoli, Bram. È giunta l'ora di affrontare il pericolo, amico mio. Thank you.
Pietrificato alle radici dell'albero del mondo, sotto lo sguardo attento dell'antico drago Nidhogg. Ritrovalo, mia cara, e riportalo qui. Saprò come ricompensarti. Dimmi un motivo su questa terra per il quale dovrei crederti. Non sulla terra, ragazza. Siamo nel mezzo. La mia anima è persa. E dove essa sia, nessuno sa. E a nessuno più importa.